Salve a tutti ragazzacci e benvenuti in un nuovo video e bentornati sul mio canale. Oggi un video totalmente diverso dai classici che vedete qui. Nulla inerente a FIFA, nulla inerente al calcio, ma piuttosto un video che va a stilare una mia personale classifica sulla top 3 e flop 3 dell'anno 2021 inerente ai videogiochi. Questi sono i titoli che elencherò, sono tutti giochi al quale appunto ho passato qualche ora di gameplay e mi sono fatto un'idea per appunto attribuirli il valore che vedrete poi nella classifica. È una mia personale classifica, vi ripeto, quindi non è una top e flop che va a vedere i dettagli tecnici, le vendite eccetera eccetera, ma quello che diciamo il mio feeling con il gioco, quello che il gioco mi ha trasmesso personalmente, se mi ha divertito o meno. Poi ovviamente ognuno ha un'opinione diversa di qualsiasi videogioco, però mi piaceva condividere con voi appunto questa mia classifica. Ad ogni modo spero che questo video possa magari darvi qualche spunto per recuperare qualche titolo o magari anche per creare una conversazione sui vari titoli che porto qui appunto in questo video e parlarne educatamente nei commenti. Partiamo dalla flop. Flop alla posizione numero 3. Per quanto riguarda la flop numero 3, io mi sento di inserire come titolo GTA Trilogy Remastered, in quanto GTA è stato uno dei giochi che ha segnato la mia infanzia e preadolescenza ed è stato veramente un cult. Le musiche, gli eventi, i soprannomi dei personaggi sono stati veramente talmente di impatto culturale all'interno della mia generazione che dove ti giravi sentivi parlare di GTA. È un gioco che già all'epoca si mostrava innovativo per via dei trucchi che ti permettevano di fare cose spaziali incredibili, e nonostante ci siano stati questi trucchi comunque il gioco diciamo reggeva bene, cioè non c'erano problemi anche a livello tecnico, che magari sai qualche glitch o qualche errore, ma ad ogni modo nelle generazioni precedenti, anche se succedeva una cosa del genere, diciamo poteva passare anche inosservata. Con GTA Trilogy la Remastered no, assolutamente no. Hanno provato a fare qualcosa che potesse elevare ancora di più questo videogioco, far avvicinare le nuove generazioni a quello che è stato il nostro passato, ma lo hanno fatto nella maniera più sbagliata possibile. Personaggi che passando sotto i ponti vedono la pioggia sopra di loro, sagome di omicidi che sono sopraelevate, parecchi problemi a livello grafico portano appunto dei bug pazzeschi, un gioco molto poligonale, quindi diciamo una rappresentazione grafica dei personaggi che ci aspettavamo leggermente superiore. Quindi secondo me Rockstar con questo titolo ha floppato alla grande, non mi è piaciuto assolutamente, e giocare alla Remastered, aspettarla e sperare che sia stato quel capolavoro, magari vedere una grafica migliore, una grafica superiore, qualche nuovo bonus di storia, che qualche nuovo intrigo di CJ che, e degli altri personaggi di Vice City eccetera eccetera, che avrebbe potuto portare qualcosa di più al gioco stesso, non c'è stato, e quindi tutte le nostre speranze diciamo sono andate un po' a farsi friggere. Ci aspettavamo tutt'altro, tutta la community si aspettava tutt'altro. Ad ogni modo penso che Rockstar abbia capito dei propri errori e un errore del genere appunto non lo rifarà sicuramente. E poi ragazzi, questo era il vero GTA, GTA San Andreas, assolutamente, cioè ricomprerei 12.000 volte questo piuttosto che la trilogia. Posizione numero 2, flop numero 2, abbiamo Dungeons & Dragons Dark Alliance. Dungeons & Dragons Dark Alliance è stato uno dei giochi più attesi a livello di gioco di ruolo d'azione in terza persona. È un gioco sviluppato da 2Games, basato comunque sulla celebre serie appunto di Dungeons & Dragons, che è un gioco di ruolo da tavolo. È un gioco che io sinceramente aspettavo fortemente proprio per via della mia passione anche verso questo mondo, che stata, non sono un giocatore seriale di Dungeons & Dragons, però comunque mi piace quell'ambientazione, mi piacciono i giochi di ruolo, e pensavo che Dungeons & Dragons Dark Alliance potesse essere uno di quei giochi che mi avrebbe avvicinato ancora di più a tutta questa lore, ma ad ogni modo non è stato così, anche perché ci sono parecchi problemi sia a livello di trama, a livello anche di gameplay, meccaniche un po' rotte,
rotte, un po' macchinose, diciamo non è stato quello che sicuramente mi aspettavo. Non posso che non citare il trailer. Quando ho visto il trailer Dungeons and Dragons Dark Alliance ho detto: ecco qui, abbiamo forse un capolavoro, ma purtroppo così non è stato. Però possiamo inserirlo nella flop, diciamo, giusto per queste motivazioni. E siamo alla flop numero 1, il flop dell'anno 2021. A malincuore devo dire eFootball 2022, caro e amato vecchio PES. Quando in estate fu annunciato che eFootball 2022 sarebbe stato un gioco free to play, diciamo che da una parte c'era JD che pensava: ok, perfetto, abbiamo un gioco free to play finalmente di calcio, perché abbiamo sempre le solite cose, quindi al di là del rinnovamento delle rose, di qualcosa a livello grafico, non c'è nulla, quindi spezziamo questa serialità di videogiochi che ogni anno bisogna acquistare per avere, diciamo, quelle piccole migliorie a livello di rose, di stemmi, che non ne vale la pena. Quindi questo è stato il mio primo pensiero. Dall'altra però ho detto: ok, è un gioco free to play, quindi obiettivamente loro, per fare i soldi, perché devono fare soldi, è un'azienda, sicuramente metteranno delle funzioni che saranno a pagamento, quindi sarà una sottospecie di put, permettetemi il termine, che bisogna shoppare in continuazione, che poi c'era anche in PES questa modalità, ma pensavo che l'avessero sviluppata maggiormente. Quando è uscito eFootball ho detto: oh, ok, possiamo provarlo. Però ad ogni modo, ragazzi, sono rimasto basito. Giocatori rotti, gioco macchinoso, fisica del pallone che è sempre stata il top di PES rispetto alla sua controparte, inesistente, palla che schizza come se fosse un razzo e a volte è pesante come se fosse una palla medica, giocatori che si incrociano e si attraversano, gambe che si spezzano senza una logica anatomica possibile, volti bruttissimi, anche perché, ragazzi, PES è sempre stato premiato per quello che riusciva ad offrire come grafica a livello di face, quindi a livello di volti è sempre stato leggermente superiore a mio parere rispetto a FIFA, ma quest'anno alcune animazioni veramente da dimenticare, giocatori con occhiaie, giocatori stralunati come se fossero usciti dal peggiore buco di Tossici Dipendenti. Cioè, ragazzi, un gioco veramente rotto, bruttissimo. E tra l'altro le varie patch che avevano annunciato per migliorare il gioco, per inserire la Master League a pagamento, purtroppo non sono avvenute e sono state continuamente rimandate fino a, se non sbaglio, marzo 2022, il che significa che per tutti questi mesi chi era un giocatore di PES o eFootball, diciamo, è rimasto a bocca asciutta e si è dovuto passare alla controparte FIFA. E poi parliamoci chiaro, se manca una concorrenza, FIFA poi fa il cavolo che le pare, e obiettivamente a livello di gameplay poi non possiamo lamentarci se mancano delle cose, perché non essendoci una controparte, i giocatori appassionati di calcio dovranno andare soltanto, appunto, su un videogioco piuttosto che sull'altro, quindi non ci saranno paragoni e metri di valutazione. E adesso invece passiamo alla top 3, partendo dalla posizione numero 3. Come videogioco per la top 3, in posizione numero 3, ho pensato a Super Mario Party Superstar, un gioco per la Nintendo Switch che mi ha letteralmente devastato, mi ha veramente preso, coinvolto, un gioco fatto benissimo. È uno spin-off della serie Super Mario, appunto, della casa di Nintendo, che si ispira alla serie di Mario, dove ci sono tutti i personaggi creati nella lore, appunto, di Super Mario, quindi da Yoshi, Bowser, la principessa Peach, eccetera eccetera, che comunque si affrontano in un tabellone stile gioco dell'oca, dove ogni turno, appunto, ci sono tantissimi minigiochi con cui affrontare amici o semplicemente la CPU. È un gioco molto divertente e soprattutto un gioco di abilità, perché ti permette anche di sviluppare determinate capacità oculo manuali, ma soprattutto anche di memoria. Ci sono anche dei piccoli enigmi durante il gioco, perché magari se non si conosce il tabellone bisogna anche capire quali sono poi le cose che possono accadere. Io sinceramente ci gioco in coppia e mi diverto tantissimo, e ragazzi, vi posso assicurare che quando gioco veramente mi immergo come se fossi catapultato io stesso nel tabellone di Super Mario, e mi esalto quando vinco e mi incazzo come una bestia quando perdo. Quindi, ragazzi, io penso che Super Mario Party, dopo il titolo del 2018, questa versione Superstar sia
sia stata veramente un colpo azzeccatissimo dalla casa di Nintendo. Inutile dirvi che però è un gioco che obiettivamente già se giocate a medio è difficile, non voglio immaginare i livelli diciamo da pro player, perché veramente e la CPU diventa talmente infima e bastarda che vi annienterà. Però se volete un consiglio recuperate questo titolo perché è veramente molto bello. E adesso passiamo alla seconda posizione della top. Altro gioco per Nintendo Switch e altro gioco della casa Nintendo. Sto parlando di Pokémon Diamante Lucente e nel caso dell'altra controparte Perla Splendente. Due remastered del gioco uscito nel lontano 2006 per Nintendo DS che giocai all'epoca quando ero un bimbo piccino che si approcciava alla quarta generazione Pokémon dopo aver affrontato comunque le regioni di Johto, e Hoenn. Con questa Sinnoh remasterizzata sinceramente mi sono divertito tantissimo. Alcune modalità introdotte mi hanno veramente lasciato tanta speranza anche per i nuovi titoli e non si vedeva un gioco così Pokémon secondo me da un paio d'anni, secondo me da Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Gli ultimi titoli sinceramente non mi sono piaciuti più di tanto, ma anche perché diciamo la mia interpretazione a livello dei Pokémon è cambiata totalmente. All'inizio vedevo i Pokémon come appunto Pokémon, dopodiché diciamo ho iniziato ad approcciarmi al mondo dei mostriciattoli tascabili come se fossero diciamo un altro franchise, quindi ho pensato ok, non sono Pokémon, quindi accettiamoli per come sono, perché parliamoci chiaro, certi come questo e questo non possono essere definiti Pokémon, possono essere simpatici ma non sono Pokémon. Ad ogni modo, il gioco mi è piaciuto veramente tanto, mi sono divertito anche la possibilità di esplorare il sottosuolo, trovando comunque delle stanze ricche di Pokémon che comunque vedi scorrazzare a destra e a sinistra, quindi c'è anche la scelta nella possibile cattura dei vari Pokémon all'interno e soprattutto anche a livello grafico il gioco rende tantissimo. La regione di Sinnoh è stata riprodotta fedelmente, comunque mantenendo le proporzioni delle città e dei percorsi originali e che sono state comunque preservate con cura. Ovviamente poi ci sono i vari Pokémon che differiscono dalla serie Diamante Lucente e Perla Splendente. A seconda dell'edizione che andrete ad acquistare, ovviamente avrete dei Pokémon esclusivi piuttosto che altri. Come sapete, permette sempre una connessione tra i vari giocatori in modo tale che si possono scambiare e quindi creare una community sempre più unita. Adesso passiamo alla prima posizione di questa top 3 del 2021. A grande sorpresa vi stupirò, per me il miglior gioco del 2021, mio personale, è Kena Bridge of Spirits. Un gioco incredibile, un gioco prodotto da Ember Lab, una piccola casa di produzione indie che in realtà ha sviluppato un titolo clamoroso. Kena Bridge of Spirits è un gioco di azione e di avventura che è giocato in terza persona, dove vestiamo i panni di Kena, una giovane maga spirito guida che con le sue abilità magiche e combattive confronterà i vari villains che troverà durante il suo percorso in questo mondo desolato per sconfiggere quella che è la maledizione che si è abbattuta sulla comunità. E ad aiutare lei ci saranno i Rot, dei piccoli e simpatici amici che la aiuteranno comunque a fare i vari percorsi, quindi a spostare gli oggetti, aiutano durante i combattimenti e ci sono delle meccaniche che secondo me sono eccezionali e soprattutto sono anche innovative per alcuni aspetti. L'ambientazione, la storia, la semplicità anche a livello grafico mi ha fatto impazzire, mi ha fatto letteralmente innamorare di questo gioco, molto molto semplice, molto pulito, veramente appassionante. È un gioco che quando è stato annunciato e vedendo il trailer mi aspettavo un bel gioco, ma non mi aspettavo tutto ciò da un gioco che comunque sarebbe stato sviluppato da una casa di sviluppo indie come Ember Lab. E al giorno di uscita mi ha letteralmente sorpreso. Un gioco veramente molto bello che vi consiglio di recuperare. Non voglio spoilerarvi nulla perché già magari vi ho messo qualche spezzone di gioco, però ragazzi recuperatelo perché è stato veramente un bellissimo titolo. Concludo dicendo ci sarebbero anche altri giochi da inserire in questa top e flop, però so
che alcuni giochi magari potrebbero essere nelle vostre top 3 e nelle vostre flop 3. Io ad ogni modo mi sono voluto mantenere su questi titoli perché appunto sono quelli che mi hanno trasmesso più emozioni sia in positivo che in negativo. Vi starete chiedendo, manca FIFA? Secondo me FIFA non può essere inserito in una flop e top. Al di là di football, che è un flop, FIFA non può essere inserito perché è un gioco che obiettivamente sì, si rinnova ogni anno, ma non dà quel quid che ti permette di inserirlo in una top. Ad ogni modo, è un gioco a cui sono particolarmente legato. Vi ho raccontato un po' la storia, ho giocato a FIFA per parecchi anni e sto continuando a giocare, e non solo, porto comunque dei contenuti qui sul canale proprio inerenti a quel gioco. Quindi al di là di questo, mi farebbe piacere sapere qual è la vostra top 3, flop 3 del 2021, quali sono i giochi che avete, quali avete giocato e quali mi vorreste consigliare da giocare qui magari sul canale, oppure semplicemente in live sull'altro canale, il canale Viola, oppure semplicemente off camera. Quindi ragazzi, vi auguro buon anno 2022, ci vediamo in un prossimo video nelle prossime settimane, e vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e soprattutto attivare la campanella in modo tale da non perdervi nessun tutorial e format che porto qui appunto sul canale. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale Telegram, dove ogni giorno quotidianamente pubblico delle offerte riguardo videogiochi hardware, ma soprattutto ci sono anche i giochi gratis, vi ripeto, giochi gratis da poter scaricare, come ad esempio in questi giorni è uscita la trilogia di Tomb Raider completamente gratis. Se volete recuperarla andate appunto sul link in descrizione per il canale Telegram. Quindi ragazzi, è stato un piacere, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao ragazzi!